realtà si trovava al fatto che dovevamo ricercare a capire cosa Omero voleva veramente farsi capire per quello che riguarda il tiro di Ulisse. Infatti, mettendoci a ritradurre il testo, andiamo giù. Vai. Qua sono diverse presentazioni che si sono trovate su tutti i reperti archeologici, per esempio qua è una tazza dove si vede Ulisse che sta tirando con il suo arco contro i croci dopo la prova. Infatti per tutti noi che stiamo studiando l'arco si vede che Omero tiene un arco ricurvo, abbastanza corto, e tira con un modo molto particolare, si vede infatti che lui tira con le due dita. Allora, con Stefano abbiamo tante volte pensato che forse anche l'artista alcune volte non si metteva a raffigurare con tanti dettagli il tiro o anche l'arco. Infatti, sempre su reperti archeologici della stessa epoca si vedono archi diversi, di diverse dimensioni, con diverso modo di tirare, e questo ci ha fatto pensare che o è stato proprio l'artista che non si metteva a perdere tempo a mettere tutti i dettagli sul disegno, o che c'erano archi diversi nella stessa epoca che arrivavano da diversi posti, o archi egiziani, assiri, che arrivavano anche dal lontano Oriente. Arrivando proprio al testo, qua si vedono delle scure che si trovano, è una scura che si trova al Museo Archeologico di Atene, che si vede proprio un foro al centro. Qua si vede un vasellame, cioè un vasellame enorme dell'epoca minoica, che è stato ritrovato a Eraclio, a Festos, dove si vede proprio una scura che si usava all'epoca, con doppio taglio. Con Stefano abbiamo pensato che forse poteva utilizzare anche questa per fare la prova di Ulisse, o la finestra che si creava poteva essere lo spingolo che si crea all'estremità dell'asse stessa. Infatti c'era un problema, nessuna scura di Cenea di bronzo presentava nessun foro per l'inserzione del manico, e quindi però nelle scure di Ulisse si parla di un foro o di una finestra, e quindi abbiamo dovuto dare un'interpretazione diversa questo foro. Adesso andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Questa è una rappresentazione grafica del tiro di Ulisse, molto molto l'arte è abbastanza fantasiosa, non guardate l'arco, ma è la situazione. Noi abbiamo usato questa ricostruzione perché è la più attinente al testo omerico, al testo originale in greco antico, che dice che Ulisse ha tirato da seduto su uno scranno e ha tirato dall'interno della reggia verso il cortile, e le scuri non erano piantate su un trave o su un tavolo, ma erano, come appunto diceva Emanuele, erano piantate sul terreno, il pavimento era di terra battuta ed erano piantate per terra perché Telemaco si aveva tracciato il solco per allineare le scuri. Scusa, per terra, Omero, il figlio Porcaro, disse a lui di portare l'arco e i ferri ai croci, e Omero prese i ferri e a terra li gettò piangendo, mentre Filezio, il figlio Bovaro, vedendo del suo signore l'arco, alti lamenti mandava piangendo. C'erano dentro l'arco, c'erano anche le persone che erano ancora fedeli al ritorno del re, e loro vedendo tutto questo casino e anche... aspettavano il loro signore, ma rischiava di non tornare se qualcuno superava la prova. E vedendo anche le armi si mettevano a piangere perché era un momento molto emozionante per loro. Telemaco, figlio di Ulisse, balzò fuori e, toltosi il purpureo mantello dalle spalle, con la sua acuta spada tracciò un lungo solco sul suolo. Le scure in fila alla stessa altezza dispose, calpestando attorno il suolo, e tutti i presenti erano stupiti di come il ragazzo riuscisse con tale perizia ad eseguire cosa mai vista e né fatta prima. Quindi Telemaco, stando sulla soglia, tre volte con forza l'arco scosse per cercare di incordarlo, e tre volte la forza non bastò, sperando di poter lui stesso attraversare le scure con una freccia. E al quarto tentativo egli
Ben sarebbe riuscito nel suo intento, ma Ulisse, con uno sguardo di intesa, gli fece capire che il momento non era ancora giunto. Telemaco ha già riconosciuto il suo padre prima della prova, soltanto che si sono messi d'accordo per riuscire a andare a, di arrivare al punto dove dovevano i proci pagare per tutto quello che hanno fatto tutti questi anni a Ulisse. Infatti è stato proprio Ulisse che ha consigliato a Telemaco di provare da solo, di incordare l'arco, solo per far capire ai proci che non è una cosa molto facile, che neanche il figlio del re riusciva a farlo. Ma lui, volendo arrivare al punto della vendica, perché tutti questi anni lui è cresciuto senza la presenza del suo padre, voleva arrivare a vendicarsi da solo. Infatti, quando lui era pronto per usare l'arco, guardando suo padre, ha capito che questo aspetta suo padre. Infatti lui lascia l'arco e lascia suo padre, dopo anche ai proci e al padre. Antino poi ordinò a Melanzio, il custode di capre: accendi ora un fuoco nella sala, porta là un lungo sgabello, quindi stendi a terra una pelle e porta dalla dispensa una forma di lardo, così da scaldarlo bene e spalmarlo sull'arma per portare a termine l'impresa. Questo, posso dire, si presta a molteplici interpretazioni. Qui Omero, questo è quel che dice Omero, e abbiamo cercato di attenerci appunto al suo racconto, quasi alla lettera, però non ci è dato di sapere se la forma di lardo servisse a far scivolare il loop più facilmente o se non fosse piuttosto per intenerire la struttura dell'arco in quanto era fermo da molti anni. Non scordiamo che Ulisse era stato lontano 20 anni, l'arco non veniva usato da molto tempo e aveva bisogno probabilmente di essere mosso, di essere riscaldato e unto. Molto probabilmente un arco uscita, no? Per cui c'era bisogno di scaldarlo per rendere. Sì. Dell'epoca ci sono un sacco di archi di forma scita. Ascolto, ho fatto una ricerca sulle monete e la stragrande maggioranza di quel periodo sono proprio archi di forma scita. Sì, ma dobbiamo c'è anche un piccolo studio che riguarda proprio la cronologia degli eventi accaduti. Infatti parliamo del 1180 a.C. Allora siamo a parecchio lontano dalla presenza degli archi siti al territorio. Si parla più di archi forse egiziani, forse assiri, o forse cretesi, non lo sappiamo. Non lo sappiamo, ma come ho detto prima, si tratta sempre come l'artista ha interpretato l'arco tra le mani di Ulisse. Nel frattempo Ulisse, prendendo l'arco tra le mani, lo rigirava, osservandolo come un musico esperto del suo strumento, e con facilità la corda ritorta egli sull'arco tese, aggiustando il budello d'agnello ritorto sull'estremità, e con la mano destra la tensione del nervo provò, e la corda emise un suono simile al verso di Gabula Romina. Questa versione era quasi uguale anche nella versione che ho studiato io a scuola di Pindemonte. Infatti vi ricordo che mi colpì questo, il suono della rondine, che emise un suono simile a un grido di rondine. Era quasi la precognizione della vendetta che stava per compiersi. Andiamo avanti. Ah, un altro dettaglio poi che vorrei descrivere proprio come veniva fatta la corda. Era fatto con un budello di agnello. Quindi Ulisse, dal tavolo accanto, la freccia prese, pronta per l'uso, mentre le altre saette nella faretra profonda riposavano, quelle che i proci di lì a poco avrebbero amaramente assaggiato. Quindi egli sull'arco la freccia pose, l'incoccò, e la corda trasse, e dinanzi al suo sguardo la mira prese, e la punta freccia di rame avvolta velocemente scagliò, che tosto dalla prima delle scuri in fila messe, la finestra di tutte trapassando uscì. Ecco, qui noi abbiamo cercato la chiave di lettura. La chiave di lettura del più famoso tiro della storia, mai descritto. Si parla di una freccia avvolta di rame. Dopo, nelle foto che andiamo a vedere, abbiamo
Poi si parla tra l'altro di una finestra, quindi ci sono due possibili interpretazioni, chiave di lettura. O si trattava di una finestra formata dalla lama delle scuri, la scura aveva una forma tale che una mezzaluna, quindi una rientranza che si avvicinava al manico, e quella era la finestra in cui fa passare la presa. Oppure, come noi abbiamo notato, erano scuri appositamente fatte per questo tipo di impresa, in cui era stata ricavata una finestra. Noi abbiamo optato per la seconda. Non vogliamo sostenere che ci fosse un buco nella lama, ma da come, dal racconto di Omero, o era una lama di scure che formava una finestra, o c'era una finestra ricavata nella scure, non poteva essere altrimenti. Quindi la maestria, la difficoltà di questo tipo di tiro, come noi arcieri moderni sappiamo, sta nel fatto che un tiro fatto passare per 12 finestre in fila con una freccia anche fatta da vicino, anzi più vicino è più difficile è, perché la freccia si trova in pieno paradosso, in piena oscillazione. E infatti lo vedremo nelle prove che abbiamo fatto, anche chi centrava la prima scure, la freccia andava a sbattere sulle scure centrali. Sì. Andiamo avanti. Gli arcieri che hanno provato quel tiro hanno spaccato tante ma tante frecce. Amaramente. Probabilmente quindi noi pensiamo, siamo in fase ancora di studio di questo tipo di tiro, ma la freccia a volta di rame stava a indicare una freccia che doveva essere rigida. Probabilmente per ridurre il paradosso, per ridurre la flessibilità dell'asta, quando andava a battere più scuri, hanno dovuto irrigidirla. Ci possono i passi della questione delle scuri. Il nostro amico carrozzaio ci ha aiutato a perforare le lame di queste scuri. E qua si vede bene la finestra che si è creata mettendo tutte le scure l'una dietro l'altra. Infatti il foro di circa 3 cm era abbastanza largo per un bravo arciere per riuscire a passare la sua freccia. Andiamo avanti. Sì. Ecco, dopo visto. Abbiamo messo le scure in ordine. Sì, con una distanza di circa 40 cm dall'altra, solo per rispettare più o meno lo spazio che c'era proprio un arco miceneo che c'era all'epoca, che avete visto prima alle figure, sì, che era più o meno tra i 12 e i 15 metri. L'unica cosa che non sappiamo è quanto lunga era la sala dove Ulisse tirava. Qua siamo noi, per un servizio fotografico prima, ma... Allora, qua sono i nostri arcieri, il nostro amico Francesco Aldi, Stefano, dopo c'era anche Mauro, che siamo messi tutti a tirare prima in ginocchio e dopo seduti su un scambello. Diciamo che è stato molto difficile, infatti si vede dalle prime foto che non riuscivano a... La maggior parte si fermavano alla terza, quarta scura. C'è stato un solo caso, il nostro amico Francesco è riuscito a arrivare alla ottava, tra l'ottava e la nona. Infatti verso le 11 di sera, perché c'erano anche altri presenti che volevano... Questo è il miglior risultato ottenuto. C'è avanzato il freccio? No, vibrava e corsava contro l'interno della finestra. Infatti per finire c'è... Francesco proprio ci ha scritto una lettera spiegando e narrando tutto quello che lui ha vissuto, che ha sentito durante il tiro, che secondo me rappresenta proprio quello che anche noi abbiamo. Quindi, per concludere, perché il tempo è tiranno, siamo ancora in fase di sperimentale per vedere di migliorare questo risultato. Il nostro amico Francesco, che è arrivato più lontano degli altri, ha detto che secondo lui si potrebbe fare con una freccia più rigida. Stefano, scusa, con accorgimenti. Le prove che avete fatto, con che archi avete tirato le frecce? Archi storici in legno. Non compositi? Sì, qualcuno l'ha fatta con Cassai, con archi di Pocassai, qualcuno l'ha fatta con archi di Grozer. Sono stati anche un paio di non erano molti gli archi compositi come intendi tu, insomma, perché sai, sono anche molto costosi. No, perché l'arco sciita, comunque, se le rappresentazioni sono quelle, era un arco
corto, rinforzato di collo, certo. No? Come dice appunto la... Quindi bisognerebbe anche provare... C'è da dire che non siamo, cioè, è un'ipotesi, non siamo sicuri che fosse sicuramente su una freccia molto rigida, sulla freccia che sull'arco. Poi, posso dire, nel Toxophilus, Roger Ascham, quando parla dell'arco greco, parla dell'arco di Pandro, l'eroe Pandro, che tira il nervo fino al petto. E al petto c'è quel altro passaggio. Mi sono anche il parere di cosa. Che teneva, quindi un arco teso fino al petto vuol dire una freccia, un arco potente ma che tira una freccia corta. Quindi con una freccia corta e rigida probabilmente vengono a ridursi le oscillazioni del paradosso. E con quel tipo di tiro alla greca, cioè al petto, non con una freccia lunga come diciamo noi, è più facile passare gli scuri, secondo me. Non so. Poi, lo fondamentale è la grandezza del buco comunque. Sì, certo. Magari con delle scure giganti che la finestra ho messo sfalsate su e giù. Lì la finestra mi sembra abbastanza piccola, basta un po' più grande. Insomma, da 8 diventa più grande, la più grande scura non era più grande. No, però neanche per lì sembrano cose moderne. Uno alla volta perché sennò molto logico perché se guardi il fatto che ci sia ci sono scuri portate regole, cioè, non è una cosa che fa pattinare, queste sono scure da guerra che bisogna dare il peso, tu hai il contorno che è abbastanza robusto, la resiste e poi fa un peso che non serve a niente, io la vedo logica. Non puoi confermare, chiaro. Ma intanto le scure sono cristiani, c'era per un altro motivo, non era solo per la leggerina, ma anche poter toglierla più facilmente dal corpo del poveraccio che ha preso... Secondo me per molto tempo, alla fine, come anche Francesco ha scritto, la prova di Ulisse non si deve mirare, si tratta veramente di un tiro istintivo. Abbiamo avuto l'impressione dell'arciere che ha fatto arrivare la forza fino a quasi all'ultimo, e quindi lui ha dato questa sua interpretazione, insomma, che è possibile farlo. Però, con accorgimento. Scusa, tu scegli? Sì. Dopo ti chiedo una cosa che non c'entra. No, va bene. Va bene, grazie.